Accanto a me la vedete inquadrata Angelica Trenta, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle. Abbiamo dati che sono, diciamo così, ancora molto da indivenire. 52 sezioni su 129 sono francamente, diciamo, indicativi, ma non assolutamente certi, definitivi. Però il sindaco uscente di Girolamo è dato al 48,45%, Crescimbeni del centrodestra è al momento al 19,65%, lei è ferma al 17,81%. Che cos'è che non ha esattamente funzionato nel vostro messaggio verso gli elettori? Ma personalmente credo, appunto, dobbiamo vedere la fine della votazione, dello spoglio. Io non ho assolutamente nulla da rimproverarci, perché abbiamo fatto tutto assolutamente con autofinanziamento. Abbiamo speso pochissimo per una campagna elettorale contro persone che invece avevano un apparato molto più radicato e certamente più costoso del nostro. Noi abbiamo basato la nostra campagna sui programmi, sui contenuti. Non siamo scesi in attacchi personali, se non per difesa. Credo che la questione dei media sia stata molto determinante in queste votazioni, perché ovviamente molto spesso non ci è stato dato spazio, non ci è stata data la stessa visibilità che è stata data ad altri rappresentanti. E comunque noi è la prima volta che ci poniamo alla città come lista, quindi in realtà non c'è da fare confronti con un passato che non abbiamo. Perché ovviamente prendere anche il 17, il 18 che sia per una lista che si presenta per la prima volta alla città di Terni, a nostro avviso è un buonissimo risultato, perché per la prima volta Terni avrà dei consiglieri comunali che faranno veramente opposizione e che quindi avranno un rinnovamento all'interno del Consiglio Comunale stesso. Ecco, lei ci diceva prima dell'intervista di qualche problema che c'era stato ai seggi con i vostri voti, di che genere? Non soltanto i nostri rappresentanti, ma anche i rappresentanti di lista, di altre liste civiche, hanno notato difformità nelle interpretazioni di molte schede. Quindi siamo dovuti intervenire, ovviamente facendo verbalizzare. In alcuni seggi è accaduto che i presidenti di seggio non facessero verbalizzare, quindi venivano meno al loro ruolo di garanti della trasparenza, perché qualsiasi voto che viene contestato deve essere verbalizzato. Per questo stiamo aspettando riscontro dai commissari del prefetto, che sono dovuti intervenire, perché ovviamente si parla di questioni gravi nel momento in cui ci sono delle votazioni democratiche. Il fatto che ci sia una difformità di lettura di uguali schede con magari stessi errori, in alcune scuole sono state date per nulle, in altre sono state date per buone, quindi questo non è che va a vantaggio o svantaggio del Movimento 5 Stelle, va a vantaggio o svantaggio di tutte le liste che erano all'interno, appunto, di queste elezioni. Ecco, a questo punto, Angelica Trenta, se il Movimento 5 Stelle non dovesse andare al ballottaggio, nel senso che dovessero concorrere tra 15 giorni il sindaco uscente di Girolamo e Crescimbeni per il centrodestra, il Movimento 5 Stelle come si comporterebbe all'eventuale ballottaggio? Noi come tradizione non daremo assolutamente indicazione di voto, perché riteniamo che i nostri elettori siano abbastanza intelligenti da comprendere se stessi chi votare e chi no. Quindi noi non daremo assolutamente indicazione. Per concludere, c'è qualcosa che non rifareste? Assolutamente nulla, perché abbiamo agito nella più completa trasparenza, non facendo appartenenze, alleanze e accordi sottobanco con nessuno. Forse ancora siamo praticamente Davide contro Golia, combattiamo contro un sistema che è oliato, contro una macchina che ha pacchetti e bacini di voti molto molto importanti. Noi ci siamo mossi semplicemente con quello che avevamo da dare, il nostro voto di scambio era l'onestà, non avevamo nessun altro tipo di vantaggio da offrire alle persone. Il voto europeo, per concludere veramente, vogliamo commentarlo un attimo, c'era chi si attendeva a un voto completamente diverso da quello che in realtà poi è uscito dalle urne, sicuramente anche Beppe Grillo, insomma, aveva francamente un'idea diversa del voto. Che cosa è successo?
Beh, prima di tutto c'è stata un'aspettativa data da sondaggi che a questo punto dobbiamo assolutamente eliminare questa consuetudine di sondaggi che non si rivelano poi autentici nella realtà. C'è stata una grande difformità tra quelli che erano i sondaggi che giravano e quella che è stata la realtà. Sicuramente quello che dico è che sono entrati 17 parlamentari del Movimento 5 Stelle per la prima volta in Europa. È entrata una parlamentare umbra, Laura Agea. Quindi noi non possiamo che essere soddisfatti perché avremo una parlamentare che abbiamo conosciuta, che è una persona preparatissima dal punto di vista personale, umano, delle competenze e anche appunto dell'onestà, che sarà finalmente nel Parlamento europeo. Quindi le questioni che noi continueremo a portare all'interno dell'Europa avranno una rilevanza territoriale, cioè per esempio la nostra acciaieria Last finalmente sarà difesa da qualcuno che è nei tavoli giusti, che sono quelli europei. Bene, grazie Angelica Trenta, in bocca al lupo per il vostro impegno politico.